Ma per favore. No, no, anche Pasquale, scusate, non lo sapevo. Oh, che scherzo, ma avete fatto. Vado dietro. Allora, questi mi sembra che siano gli Home Member Center Group e temo che stia per arrivare il loro capo spirituale, il signor Omen. Perché ci muove, liberi Omen, perché ci muove, Omen veramente, perché si muove veramente. Giusto? È nato l'Omen! Per favore, c'è una bella autostrada, andare a giocare di là. Cosa c'entra l'autostrada? Signori, è nato l'Omen Member. Ecco, se tocchi col ditino e lo metti da un'altra parte, ci fai anche contenti. Signori, è nato l'Omen Member Center Group. Lo so, il nostro gruppo. Signori, guardate, il soldato dell'Omen Member Center Group, lo scettro, eccolo qua. Che sta a indicare con la manina la posizione giusta, che è questa, che fa così. È una cosa che la donna non fa più da un po' di tempo. Prego, puoi grattare un pochettino, un po' più a destra, a sinistra, su, grazie, va benissimo così. E poi notiamo, signori, le decorazioni. Le voglio leggere qui di fronte a voi. Prima decorazione, signore, 10 Natali coi suoceri, eccolo qua. 500 sabati da Ikea. 8 picnic di Pasquetta con tutte le cognate, eccolo lì. 12 vacanze al mare con tutta la famiglia di lei, eccola qua. 7 gite a Gardaland e soprattutto la più grossa delle due delle decorazioni, 20 anni di matrimonio, due balle così, eccolo qua. Tenga pure, è importante. Vale. Signori, è nato. Anche lui un libro, è chiaro. L'ho fatto giallo perché alla donna do una chance, cartellino giallo, prego, tocca non toccare, per favore. Ho appoggiato una mano. Te l'ho detto di andare in autostrada a giocare, che ti diverti, contromano magari, è bendato. No, non toccare che girano le balle, tocca no. Immagino. È nato, signore, l'ho fatto giallo perché alla donna do una chance, la prossimo anno lo faccio rosso così, cartellino rosso e fiora di balle, giusto? Giusto. Signori, perché non lo tengo così? Perché non lo tengo così? Perché non lo tengo così? Invece lo tengo così? Perché? Perché se c'è qualche donna che non è d'accordo. Altrimenti l'uomo somatizza. Doppio somatizzazione. La coreografia, metto dietro. Coreografia. Prima i mail di Omen e i suoi discepoli. La donna vive in un mondo tutto suo, guarda le riviste gnè gnè. Ma no. La radio JJ, il fitness. C'è il come il corpore, come si fa? Mette una pedana, la donna va sopra e fa cinsesse, fuma, cinsesse, fuma. Ma non fumano alla fitness, ne dai, invento una io, ne invento una io, vado sopra, cinsesse, sumatisa, cinsesse, sumatisa, via. E poi dicono, io fanno vedo questi... qualche donna che non è d'accordo. Mi sembra di cogliere nello sguardo, se ci fosse qualche donna che non è d'accordo. Se c'è qualche donna che non è d'accordo... Altrimenti l'uomo somatizza. Le donne vanno nei centri fitness e fanno delle battute che non fanno ridere. Ma non è vero, ma non tutte, a volte sono più divertenti che gli uomini. Senta questo, cosa succede a Claudio Biso se corre in piena erezione contro il muro? Si rompe il naso. Fa ridere? Non fa ridere, quindi ci pare porta a casa. Giusto! Giusto! Signori! Abbiamo. Poi gliela spiego, Abbiamo la Mimail, eccola qua. Ah, meno Mimail proprio. E-mail. No, Mimail è mia la fumila. Vabbè, mia. Ognuno c'ha la sua. No, no, meno. Zitto, non toccare perché è roba. Vai a ballare con la Snellinger da un'altra parte. Punziche. Tratto Omen, perché mi doni a tratti no. Tratto Omen. Poi c'è una un po' strana. No. Cos'è? Quella che cos'è una? Ah. Ah, bravo. Libero perché non può essere schiavo. Punto it. Italia. Diminutivo di Itaca. Perché c'è Penelope che fa la maglia e il fuma, giusto? Perché l'uomo non è Tarza, ma la donna cita! Dietro, signori! Perché si muove insieme, liberi Omen! Perché si muove di Omen per Omen! Perché si muove di Omen!